Buonasera a tutti ragazzi e benvenuti dal vostro Lefare. Siamo in live su Twitch per scoprire assieme la campagna di Halo Infinite, campagna che è già disponibile nel Game Pass anche per computer e onestamente non vedo l'ora di giocarla proprio perché sono un amante degli Halo. L'ho giocati tutti tranne l'ODST che in realtà mi ha lasciato un po' perplesso, che ho lasciato a metà purtroppo, ma vabbè, di questo ve ne parlerò un'altra volta. Direi che possiamo tranquillamente iniziare. Lo stiamo giocando su computer, impostazioni grafiche quasi al massimo, ovvero alte barra massima, per il semplice motivo che ho voluto dare la priorità al frame rate, perché non ho voluto correre rischi. Sono abbastanza sicuro che con una 2070 Super giri completamente al massimo in Full HD, però non si sa mai. Campagna e andiamo avanti. Nuova partita, difficoltà, allora, facile, normale, no, facile no, stavo scherzando, normale va più che bene, teschi, questi qua sono i modificatori della difficoltà, ok, gioca e catapultiamoci nel mondo di Halo Infinite, leader della squadra d'assalto, Lefarry. Beh, giustamente, lo stiamo giocando in single player, ci mancherebbe altro. Halo 5 l'ho portato? No, non l'ho mai portato. Come neanche il 4, neanche il 3, neanche il 2. Sul canale c'è solo il Reach e l'1. Tutti gli altri li ho giocati per conto mio, ok? Però non li ho mai portati nel canale. Li porterò a tempo debito, va bene? Li giocheremo in live su Twitch assieme. E dopo un po' alla volta li portiamo tutti. Esattamente come Gears of War e qualche altra saga di Microsoft, insomma. Dai, su, caricamento mappa. Lo stiamo anche giocando su SSD, per cui teoricamente questi caricamenti dovrebbero avvenire relativamente poco. Poi, boh, chissà. Fra l'altro, vi dico già che chi vedrà i video in differita, vi chiedo semplicemente, non dimenticatevi di iscrivervi al canale YouTube e al canale Twitch per scoprire chicche come queste, recensioni, approfondimenti, serie e molto altro. Concedimi un istante. Mamma mia, se sono curioso. Un brutto. Paolo, questa non è la grafica, questa è CGI per il momento, aspetta un attimo. Anche la grafica sicuramente sarà bella, ma non è questa la grafica del gioco. Far Cry 6 is ready to play. Va bene, grazie. E qua. Il mio nome è Aatrox. È la mia, è l'ultima faccia che riuscirai ma a vedere. Pare quasi di vedere un Uruk-hai, ragazzi, del Signore degli Anelli. Boh. Interessante come cosa. Mi scuso con tutti se ho sentito una voce strana, ma d'altronde il raffreddore è ancora potente in me. Purtroppo. Attenzione, attenzione, attenzione. Pressione in aumento sulle linee 4, 17 e 33. Pressione in aumento sulle linee 4, 17 e 33. Pressione in aumento sulle linee 4, 17. Protocollo accettato. Questa è la grafica del gioco ed è effettivamente bella, nonostante non sia al massimo, eh. Speriamo sia anche ottimizzato bene. Ops. Ciao. Ciao. Mi fai
Vuoi dire a papà quanto sei grande? Grande! Grande! Brava, e sai cantare? Nella vecchia fattoria. Brava. Che ne dici di mi manchi? Mi manchi. E ti voglio bene? Ti voglio bene, papà. Sì, brava. Riesci a dire non vedo l'ora di vederti? Vederti. Ok, ora di... Mamma mia! Quanto tempo è passato? Che gli è cresciuta così tanto la barba? Non ce l'aveva prima? O sì, no? Ciao Carmine, ciao Valerio, ciao a tutti! L'aveva corta, infatti, dai. È passato svariato tempo. Ci spiegheranno adesso, credo. Qui Pelican UNSC, Echo 216. Mi ricevete? Qui UNSC. Holy shit. Master Chief, cosa fai lì? Con il rampino, che è una delle evoluzioni del gameplay di questo Halo, giusto? È proprio sbandierato lì. In bella vista. Meglio bere, va. No, la parte più emozionante, ragazzi, di questo Halo è vedere finalmente un Halo con la nuova potenza. Le batterie principali sembrano fritte. La corazza, invece, è entrata in modalità sopravvivenza. Aspetta, ora cerco di escluderla. Ok. Se mi senti là dentro, spero tu sia pronto. Ti prego, non morire. La potenza. Per favore. Della next gen. Morire. O comunque di un computer decente, insomma, perché Halo 5 è stato programmato, è nato circa 4 anni fa, 5 anni fa. Per cui, insomma. Bentornato, Chief. Ho reindirizzato l'energia rimasta nella tua corazza. Vedo un problema alla matrice di calibrazione. Almeno credo sia quello. Ok, segui la luce. Classico. Su, giù, destra, sinistra. Prova a guardare giù. Prova a destra. Prova a destra. No, Paolo, non è vero, eh. E ora a sinistra. Ma chi l'ha detto che Master Chief non parlava negli altri Halo? La trasmissione del visore e le funzioni motorie sono operative. Ha sempre parlato. Appare ci sia un problema coi motori delle mani. Prova a muoverle. Ok. Tranquillo. Sei rimasto là fuori per un po'. So di aver visto qui in giro qualcosa con cui controllare la tua corazza. Continua. Che figata. Ehi, stai calmo, ragazzone, non... Rapporto. Rapporto? Ma cosa... Anche senza forse. Ti sei sbagliato, sì. Comunque capita, non ti preoccupare. Però ha sempre parlato, Se mai non si è mai visto sotto il casco, quello sì te lo concedo. Ma che non parlasse, no. Abbiamo perso. Perso tutto. Per noi non c'è più niente qui. 37 giga. Non so nemmeno dove sia qui. Su computer 47 invece. Qui abbiamo un Halo parecchio rotto. No, 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 no. Non loro. Non di nuovo. Dobbiamo scappare. Dammi un'arma. Un'arma? Questo è tutto quello che ho. Mi basta. Beh, insomma. Vabbè. Meglio di niente, vero? Chief, cosa vuoi fare? Improvviso. Ehi, chiudi. Nuova missione. Nave da guerra Gibracon.
E qua, ragazzi, per chi non lo sapesse, sappiate che le batterie principali sono a terra. Siamo bloccati. Questo halo ha una natura open world, tant'è che al momento la selezione delle missioni non è possibile. Sarà implementata con svariati aggiornamenti più avanti. Come solo proiettile, cazzarola. Che puoi fare da solo? Te l'ho detto. Basta. Sì, capisco. No. Stanno attivando un raggio di stasi. Non possiamo fuggire. Pensa alle batterie. Io prendo tempo. Più che altro io mi sto chiedendo, ma Halo 5 quando è che lo porteranno nel su PC, sti cialtroni di Microsoft, che manca solo quello. Solo il 5 manca. Vabbè. Ok, vediamo un attimo. Scansione. La scansione mostra il tuo obiettivo attuale e i punti di navigazione, oltre alle armi vicine, gli oggetti interattivi e collezionabili. Puoi disattivare suggerimenti dalle impostazioni dell'interfaccia nel menu di gioco. Ok. Con quel raggio di stasi attivo siamo bloccati. Lo disattiviamo. Raggio di stasi, armi, tutto quanto. Ma come tornerai indietro? Mamma mia. Qualcosa. Che bello che è, ragazzi. Giocare ad Halo con il mouse è sempre un'emozione. Cos'è sta roba qua? Raccogli bobina esplosiva. Ok. Eliminare tutti i sopravvissuti. Chissà che adesso arriva della gentaglia. Eliminare? Cioè, qualsiasi cosa tu voglia fare, falla in fretta. Però Zeta non è proprio comodissimo come cosa. Vabbè. Premi F, spara. Usa gli attacchi corpo a corpo per infliggere danni elevati. Ah, ok. Per qualche motivo ha detto spara, comunque va bene. Premi control per abbassarti e si fa tutto a posto. Io vorrei una bella doppietta, però mi sa che è presto per trovarla, eh. Vabbè. Il feedback delle armi è buono come al solito. Ci sta, ci sta. Ho idea che questo sia veramente un capitolo molto solido, eh. Speriamo che lo sia anche dal punto di vista della narrazione, che era il punto debole del 5 alla fine, secondo me. E del 4 anche, un po' così cos'ha. Poi De Gustibus. Allora, il rampino è un gancio lanciabile che fa presa sugli oggetti. Usalo per rissarti verso luoghi difficili da raggiungere, scagliarti contro le forze nemiche o raccogliere oggetti distanti. Un segno vicino al reticolo indica quando un oggetto è all'interno del tuo raggio d'azione. Ok. Io non ho visto segni all'interno del reticolo, comunque va bene. Bella questa libertà di movimento, mi piace, mi piace. Ah, è congelante quello. Allora, qui dobbiamo andare lì sopra, giusto? Qua sotto non c'è niente. Ok, allora facciamo così. Non ha funzionato. Ok. Bah, che fail. Chissà se faranno Halo 6. Cosa vuol dire Paolo? Vabbè, questo qua è Halo 6, eh. Non hanno messo il numero in parte, ma quello è il senso. Dice che non sia il capitolo ufficiale questo? Non credo sia uno spin-off questo, eh. Cioè, no. Non è uno spin-off. Che dopo non lo considero un Halo 6 questo. Non lo so, onestamente. Pare strano. Proviamo la pistola. Ecco, la pistolina mi pare che faccia un po' cagare.
hanno cambiato la formula, quindi cosa intendi? Che siccome hanno cambiato il gameplay non è allo 6, diciamo. Vogliono tenerlo diviso. Boh, potrebbe anche essere. Io non sono nella mente di Microsoft, onestamente, per cui boh. Allora, 20 metri qua sotto, vediamo. Valerio, cosa ne pensi tu di questa dichiarazione di guerra di Paolo? I boot. Porca Eva, sei cattivo. Ah, sembrava cattivo, in realtà è un bonaccione, tiè. No, nel senso, questo capitolo, Infinite, è un Halo 6 o non è un Halo 6? Sai qualche informazione che Microsoft ha detto che per caso io non so? Allora, qui abbiamo la pistola da Cooley, non mi interessa, andiamo di qua. Classe di munizioni, attiva le casse di munizioni per ricaricare le tue armi con il tipo di munizioni richiesto, cinetiche, al plasma, eccetera, eccetera. Cinetiche, arma al plasma necessaria. Ah, capito, interessante sta cosa. Va bene. Ok. Ok, ma quindi è un Halo 6 secondo te? Io direi di sì. Ma Microsoft lo ritiene un Halo 6? E se così fosse, perché non l'ha chiamato effettivamente Halo 6 Infinite? È una cosa più che lecita da pensare, però boh. Porca vacca. Giustamente, potevo aspettarmelo. Oh, quest'arma qua, lo straziatore. Mi sa che lo straziatore c'era nel secondo capitolo, se lo ricordo male. Ma siccome mi piace la pistola, ha giudicato questa. Che ci siano le doppie armi come in Halo 2? Mamma mia, che capitolo cazzuto. Allora, rampino, ok, per oltrepassare le voragini e strapiombi, l'indicatore sul reticolo diventerà giallo quando sei a distanza. Bene, a noi due giochiamo ad acchiapparella, to. Ah. Porca vacca, già giù lo scudo, ma che cazzo. No, ma l'hanno rovinata la carabina di impulsi, fa cagare. Sono lentissimi i colpi, cosa hanno fatto? Ci mettono 40 anni ad arrivare al bersaglio. Mazza che ritardo, vabbè dai. L'hanno un po' cambiato, ho capito, dai. Allora, ma come Paolo, vai già a letto, ma se sono l'8:30. Comunque grazie, grazie, sai, sto scherzando. Allora, vediamo un attimo. Cosa abbiamo qui? Munizione al plasma completo. Ok. Dobbiamo andare di qua. Ascensorino. Io comunque ho sempre preferito le armi umane. Una forza di invasione. E continuerà così. Non abbiamo nessuna possibilità. Gli unici due umani sopravvissuti.
C'è ancora speranza. Granate, riproduci il log audio. Hai raccolto un log audio UNSC. Tutti i log audio contengono un file audio che può essere riprodotto nel database. Premi E per acquisire il log audio. Tieni premuto per acquisirli e riprodurli. Beh? La scialuppa del capitano Lucky è partita. Bene, ora noi altri. Riunisciti alla tua squadra e raggiungi la capsula più vicina, Marilla. Muoversi. Sì, signore. Squadra d'assalto Taurus, appuntamento alla piattaforma 18. Scendiamo sull'anello. Ricevuto, ci muoviamo. Agli altri Spartan, se siete ancora sull'Infinity, disimpegnatevi e raggiungete le scialuppe. Winfall 1, abbiamo un sacco di personale diretto verso lo Z-Halo. Cosa vedi là fuori? Mezzi e truppe degli esiliati ovunque, a terra e in aria. Sarà un atterraggio difficile. L'avete sentita? State attenti e ci rivedremo sull'anello. Siamo con te. Facciamola finita. Solo due granate tiene Master Chief. Ma come? Ma sono pochissime. Vabbè. E poi si lanciano con C, neanche con G. Contenti loro. Vediamo se c'è qualcosa da prendere qua in fondo. Cos'è sta roba? È un pompa? Porca vacca. È un super pompa nuovo. È un ball pump tipo. Figo. A noi due, infame. Ho bisogno di comprendere il club umano. Straziatore. Chiamato anche... No, niente, stavo per dire una fesseria. Stracciaculi, ma non ci sta bene, dai. Non in questo gioco. Allora, pistoline. Fa niente. Giusto per... E niente, è un pompa senza coso. Proviamo questo, dai. A meno che... No, fermi tutti. Se trovo una cassa di munizioni... Bobina esplosiva, non mi interessa. Niente, ho perso il fucile. Eh già. Vabbè, come non detto. Boom! Devo capire... Che tipo di sparo ha sto coso, eh? È molto differente dai capitoli precedenti. Beh, mezzo pompa, mezza pistola, non si capisce. Le casse di munizioni, ok. Fa scegliere, fa scegliere, fa scegliere. Sì, sì. Quattro difficoltà. Ma tu, Valerio, hai mai giocato ai capitoli precedenti? Porca facca. È preciso, è preciso. Buono, buono. Aio! Come Nova Legacy? Cos'è Nova Legacy? Un gioco per Android, frago. Questo cosa qua? Una torretta, cavolo. Thank you.
No, no, Valeria, non puoi dirmi così. E già che Halo Infinite senza aver giocato quelli precedenti, no. Aspetta, sfidati. Non avere fretta, goditi il viaggio completo. Momento si avvicina. Presto! Gli esiliati avranno la vittoria nelle loro mani. Atreus, ascolta queste parole. Anche davanti là, oltre questa vita, la tua volontà si è compiuta. Ora le tue forze occupano l'anello. Tra non molto, lo avremo sotto il nostro controllo. L'umanità si metterà in ginocchio davanti alla tua eredità. Bruceranno tutti quanti. Certo. Allora, l'ordine è piuttosto facile in realtà. Halo Reach, che è il prequel di tutti, dove non c'è Master Chief. Halo 1, Halo 2, Halo 3. Halo 3 o DST, Halo 4, Halo 5, Halo Infinite. Noi dobbiamo andarcene da qui. Ci sto lavorando. In fretta. Questo Pelican è quasi imbarcato e ancora non c'è energia. Non lasciare che mi prendano. Boom. Porcaccia Eva. Fuck. Cazzo di cane. Facile morire però, eh. Beh, utile sapersi. Non capiterà più. Noi dobbiamo andarcene da qui. Ci sto. In fretta. Questo Pelican è quasi imbarcato e ancora non c'è energia. Non lasciare che mi prendano. Porca vacca, che dolore. Che arma del cazzo ha quello là? Maledetto infame. Non sarai tu la mia figlia. Che dolore. Detruppiamo il corpo di quella merda lì. Toh, bastardo. Allora, vediamo un attimo cosa abbiamo qua. Qualche munizione. Ok. Cassa da lanciare, va bene. Carabine, cosa al plasma. N per cambiare tipo di granata. Ah, bene. Quelle brute e quelle al plasma. Ottimo, direi. Quelle brutte dovrebbero piantarsi sulle superfici, se non ricordo male. Io lo so purtroppo che quando faccio... Bisogna hackerarlo. Ok, e tu puoi farlo. No. Nuovo piano. Fai saltare. Puoi distruggere questa nave con noi dentro. Ma in questo modo io morirò. Distrugge il collettore di raffreddamento. Ogni volta. Raffreddamento portano i motori. Quindi? Alziamo la temperatura. Che io mostro qualcosa puntualmente su Twitch al day one di famoso, non c'è mai nessuno con me, a parte Valerio. Valerio mi aiuta sempre. Siamo sempre io e te ogni volta che mostro qualcosa di nuovo. D'altronde ci sono i big in giro, per cui vabbè. Pazienza. Allora, vediamo un po'. Ah sì? Anche te, merdaccia. Allora, i collettori di raffreddamento, vediamo un po'. Uno di due, andato. Andiamo dall'altra parte. Sta funzionando. Non succede niente. Non ho finito. Sbrigati, li vedo. Brute, quei cosetti stanno aspettando. Non lasciare che mi prendano. Qui là. Ho ucciso un brutto.
Così, giusto per. Pronti. Ah, ok, ok. Accendi quei motori, Chief. Forse sopravviveremo. Si arrampica in qualche modo, perfetto. I motori, i motori, i motori, i motori. Qua. Cosa vuol dire? Ah. Prima devi eliminare gli esiliati. Vabbè, adesso li uccidiamo. No problema. C'è ancora qualcun altro in giro? Sì. Guardiamo il radar più spesso, va, che è meglio. Porcaccia la pupazza. Grazie Frago, grazie Valerio. No, la mia era... Stavo un po' estremizzando, però il discorso era che se avessi mostrato il gioco di Peppa Pig stasera probabilmente saremmo stati di più, ecco, quello volevo dire. Ah, guarda, Valerio, è lo stesso, è lo stesso. L'ordine cronologico rispecchia esattamente l'ordine di uscita. A parte Allo Rich. Ok. Metti Allo Rich come primo. E dopo 1, 2, 3, 4, 5, Infinite. Stai tranquillo. Ciao Graziano, ciao. Sovraccarica motori. Oi là. Quella. Chi è quello? Lo conosci? No. Ma lui conosce te. Sa tutto sul tuo conto. Sembrerebbe di sì. Prega, ti torna qui. Non so quanto ancora potrà reggere questa nave. Oi là. Scatta, Master Chief, scatta. Ah. Che bella la musica, Fuck. Aia, 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 aia. E qua? Ah! Integrità strutturale al 49%. Ah. È partito? Oh, porca vacca. Che spettacolo questo inizio. Beh, il rampino è che ogni tanto facilecca, non so. Bello fluido comunque il motore grafico, mi pare, considerando anche la resa visiva. Buono, cavolo. Cos'è stato? Non è stato bello. Anche gli esiliati sembrano terrorizzati. Non c'è più tempo. Batteria. Si stanno caricando. Ovviamente.
essere vicino. Troppo? Cazzo. What? Ma perché mi sembra di giocare tipo a Titanfall? Eva, che botta. Porca Eva, che botta, eh. Possiamo guardarci leggermente attorno, sì. Fallimento sotto sistema. Ci sei ancora? Ci sono. Ok, dammi un secondo. Sto arrivando. Si prospetta un bel capitolo a vederlo così. Veramente un bel gameplay. Un bel gameplay in generale. E anche piuttosto carismatico, direi, come trama. Sovraccaricato e impossibilità da correre. Ah, ok. Trova l'Infinity. USSC Infinity, classe nave ammiraglio superiore, equipaggio 7150, A7. Scansione perimetro. 1986 tag UNSC rilevati. Stato. Deceduti. Master Chief è vivo. Atriot ci aveva assicurato che fosse morto. Non sei furioso? No. Mi sento rinvigorito. Ci hai promesso vendetta, superiorità, cambiamento. Lui minaccia tutto. E ti indubbio la mia guida. La visione di Atriox. Atriox è morto. È colpa sua se siamo bloccati qui. I desiderati non si inchineranno mai più a nessuno. Aio. Non hai Covenant. Non hai profeti. E neppure a lei. Attiveremo questo anello. Ti prego. E allora potrai vendicarti. Maestro di Lama, segui lo Spartan a distanza. Voglio sapere tutto quello che fa. Richiesta connessione alla corazza. Accetto. Trovato messaggio criptato. Leggi. Decrittazione fallita. Origine messaggio.
Triangolazione in corso. Triangolazione in corso. È la fine, vero Chief? Se non andiamo via di qua, torneranno, ci troveranno e ci uccideranno. Cos'è che stai cercando? Riscontro trovato, segnale localizzato, rotta in Ma non c'è niente là. Stai cercando dalla parte sbagliata. Torniamo a casa adesso. Rotta. Richiesta di controllo manuale del volo. Vai. Pilota automatico attivo. Aspetta, cosa? Stai scherzando? Perché dovremmo andare laggiù? Gli esiliati vogliono spazzarci via. Tutti. E allora? Tu credi che noi possiamo fermarli? Te l'avevo detto. Noi abbiamo perso. Ci serve un aiuto. Basta atti eroici. No. Facciamo il nostro dovere. A tutti i costi. Non posso essere... Ingresso nella tua vera, pilota automatico disinserito tra... È una nuova missione. 4. Cosa c'è? Cosa c'è là? 3. Un'arma. 2. Un'arma? 1. Di quante armi hai bisogno? Ma che problema hai? Non prenderò mai più a bordo uno Spartan. È davvero una pessima idea. Ci stanno cercando tutti quanti. Gli Spartan attirano guai. Ciao Gorion, sì, funziona, funziona. Molto carino, molto carino. Davvero molto carino. In arrivo, tutte le direzioni, non è sicuro. Finalmente degli Elite. Ok. Fondamenta, 0 di 2, 0 di 1, 0 di 1. Scaricare qualcosa? Sì, la campagna. Ho scaricato la campagna. Ho dovuto cancellare il gioco e reinstallarlo in realtà. Si dirigono verso di te. Nel dubbio. Prova dai, o si aggiorna in automatico oppure provi a fare così. Dove sono finiti? Eccoli qua. Mi piace quest'arma, mi piace. Altri rinforzi. Quest'arma deve essere proprio importante. Aio. Bastardi. Fuoco. Questo posto sembra un passo dalla morte. Aggrappato alla vita. Com'è possibile? Oh porca! Vedo un ingresso nel muro. Entra lì dentro. Trova quest'arma. Poi potremo andare. Giusto? Cazzo. Cattivo questo, Qua bisogna fare attenzione. Domani mi dici. Ne arrivano altri. Li hai veramente fatti arrabbiare. Frago, lo guardi per il momento. Quando prendi l'Xbox lo giochi. Non ci sono molte alternative, purtroppo. Guarda questo posto. È bellissimo. È distrutto. Davvero molto distrutto. Devo muovermi. Ci sono navi degli esiliati ovunque. Ma... Wow! Che effetto fantastico! Ma... Cavolo! La traiettoria di quest'arma qua come cala? Velocemente, diciamo. Oh porca vacca puttanaccia. Vabbè. 120 fps? No, 60. 60 granitici mi verrebbe da dire, non 120. Non me lo posso permettere 120. Purtroppo. Prendi! Sto andando!
C'è qualcun altro qua, no? Ok. Sì, presumo di sì, 120 sono veramente tanti, Cioè, metti che per conto mio sarebbe fattibile. Ma durante la live, la registrazione, eccetera, eccetera, no. Bam! Maledetto Jackal. Mazza che fail. Va bene, dai. Prova, prova, prova. Ma la tua scheda grafica è meglio della mia, Beato te. Si vede chi c'ha i soldi. Allora, vediamo un attimo. Andiamo di là. No, su PC puoi impostare tutto quello che vuoi. Tutto quello che vuoi, Valerio. Anti-aliasing, tessellatura, texture, ombre, luci volumetriche, tutto, tutto, tutto. Sei tu che dai le priorità, diciamo. Pensavo di poterlo uccidere io. Ah, sì? Mortacci tua. Distante. Via. Ritirata. Fanculo. Idea che quest'arma qua non faccia tanto male sullo scudo, così è intuito. Aglio. Ok, e fin qua tutto a posto. Sì, sì, sì. Gioca, gioca col fuoco, gioca col fuoco. Gioca col fuoco, sì. Stasera tira male, te lo dico subito. Cosa sono questi aggeggi? Roba dei precursori, giusto? Che cacchio è sta roba qua? Ho sentito le storie, ma... bersagli. È più folle di quanto immaginavo. Boing. No, ma sono un coglione, sono. Ma com'è possibile? Dove mi ha portato? Sì, sì, lo so, lo so. Ho sbagliato, ho sbagliato. Per fortuna che l'SSD è veloce, dai. Vabbè. E... sono questi aggeggi? Roba dei precursori, giusto? Ho sentito le storie, ma... cavolo. È più folle di quanto immaginavo. Solo in Master... e voglio dire... sai che questa non è una trappola. Solo in Halo si può correre obliquo. Grande. Spero che questa tua arma ne valga la pena. Rilevo parecchie navi nemiche dirette da questa parte. Sarà. Non abbiamo tempo. Mica Guilty Spark l'arma, eh. Dovremmo essere in 40 stasera, Danilo. In 40, siamo in 7. Ma dove eri finito? Che è successo? Dov'è Cortana? L'intelligenza artificiale Cortana è stata cancellata. No! E come? Da te?
Certo che no. Per caso hai battuto la testa? Non ti ricordi? Il mio compito era entrare nell'installazione, imitare Cortana e bloccarla per il recupero. Tu dovevi portarla all'Infinity per la cancellazione. Ma se non sei stato tu... allora vuol dire che... è successo qualcosa. In seguito al dispiegamento doveva completarsi la mia autodistruzione. Ma sono qui. Bene. Cosa? La mia programmazione è saltata. Non dovrai essere qui. Ti prego di cancellarmi. No. No. Io sono stata creata per uno scopo e quello scopo è stato raggiunto, quindi la mia missione è terminata. Ne abbiamo un'altra. Gli esiliati useranno l'anello come arma e noi dobbiamo impedirglielo. Prima di tutto, che cos'è un esiliato? Secondo, forse avrai notato che buona parte dell'installazione è stata danneggiata e che perciò è inutilizzabile. E terzo, per usare l'anello serve un indice di attivazione, cosa che Cortana aveva. Anche io ne avevo alcune parti, sai? La tua cancellazione è stata interrotta. Dobbiamo scoprire perché. Ma non era questa la missione? Le missioni cambiano. Succede sempre. Sei sicuro? Ma Cortana sicuramente salterà fuori di nuovo, state tranquilli. Inserisci chip. Che emozione. Ok. Nuova l'arma. Sei stata tu? No. Rimuovendomi hai attivato una risposta dall'anello. Tu devi capire. Non c'è molto tempo. Dovrebbe essere Cortana questa dei sussurri. Se potessi sapere come morire. Vivresti la tua vita diversamente. Che bello. Quella voce è Cortana. Ah, ecco, no, ecco. No, non è lei. Solo polvere ed echi. Cosa hai detto? Cosa? Sono solo frammenti di dati ripetuti fino all'esaurimento dell'energia. È tutto intorno a noi. Oggi mi hanno chiamato Ancoma senza sentimenti. Hanno visto i volti. 75 soggetti sani, selezionati da me personalmente. Perfetti per il programma. Non sopravvivranno tutti, lo capisco. È una cosa che ho accettato. In buona parte. C'è un soggetto che vorrei sopravvivesse fino alla fine. È perfetto per quello che ci attende. ...44 metri di là. Mi è stato assegnato un numero. 1177. C'è qualcosa là davanti. Sento che mi sta chiamando. Io vedo dei grunti e dei jackal. Che arma ha questo qua? Che non ho capito, vediamo. Pistola voltaica. What? Questa è la novità. Ma fa molto Outer Worlds. Non so il perché. O anche Destiny in realtà, Bella però. Ha un feedback molto diretto, mi piace. Puzzano ancor più di quanto immaginassi. Mamma mia. Senti il loro odore. Beh, nella corazza hai una serie di sensori e ne ho analizzato molto. E tu hai un buon odore. Io ho un buon odore, grazie. Jackal con il cecchino, presumo. Vediamo. Ho rischiato grosso. Fucile Stalker si chiama questo. Che figo. Doppio zoom. Bene, bene, bene. Guarda, laggiù. C'è qualcosa. Il ponte è andato. Sì, forse qui intorno c'è un dispositivo di riattivazione.
Posiziona cosa? Un seme? Ah, un seme di riattivazione. Va bene. Vai, troppo distante. Andiamo giù e cerchiamolo. Un seme energetico. Presumo sia questo da raccogliere, giusto? Perfetto. Forse un altro modello vulcanico. Se alzi, glielo operate. Non sarò io, ma questo lo sai. Chi è? Wow. È sicuro? Così sembra. Sì. È sicuro. Questo è parte di me. Non so come mai. Non so neanche perché, ma è parte di me. È stata l'ultima componente ad essere cancellata. Vediamo se... Se sei qui è perché sei stato scelto. Giorno dopo giorno i nostri nemici diventano più forti e astuti. Ciò che sto per mostrarti ci aiuterà a ribaltare le sorti della guerra. Ho lavorato moltissimo per sfruttare la potenza strategica di un'IA da nave sul campo di battaglia. Sei pronto? Sì, dottoressa Halsey. A differenza di altri modelli di IA, lei risiederà tra la tua mente e la corazza. Comunicherà direttamente con la tua interfaccia neurale. Pensa a lei come a un altro paio di occhi che potenzieranno le tue reazioni e le tue capacità. Non sarà la tua guida, ma uno strumento per equilibrare la situazione. Come la chiama? Chiedilo a lei. Ha già scelto quale sarà il suo nome. Cortana. Salve, Master Chief. Io mi chiamo Cortana. Voi due siete la nostra unica speranza. Voi due, insieme, siete la chiave per la sopravvivenza dell'umanità. Lei farà tutto quello che è necessario per assicurarsi che la missione si compia. Anche se dovrà sacrificare se stessa o te per riuscirci. Cos'è successo? L'ho toccato e... Era reale. Sono solo dati. Proprio... Proprio qui. Dei cluster di codice ricorsivo. Ma questa, d'altra parte... Questa è la struttura con cui ho intrappolato Cortana. Contiene una copia dell'indice di attivazione, o almeno alcuni frammenti. Cosa dovremmo farne? Ci serve? Beh, basandomi su quello che mi hai detto finora, la vera domanda è... Agli esiliati serve davvero? Fallo. È un buon prezzo. Io sto facendo il sito web per ottenere l'affiliazione. Così dopo non avrai più scuse. Allora, proseguiamo, Master Chief. IA connessa. Attivazione semi di... Oh, avanti tutta. Mi sono persa qualcosa. C'è un file sbloccato, ma non riesco ad accedervi. Ci serve un'uscita. Ok, vediamo. C'è una breccia qui vicino. Dovrebbe portarci in superficie. Straziatore. Costruisci ponte addirittura. Costruisci? Dammi un secondo, dobbiamo attivare questo ponte. E scommetto che nel frattempo arriveranno i nemici, giusto? No?
No, pensavo, invece no. Abbiamo compagnia, Chief. Vediamoci al piedistallo più avanti. Mi pareva strano. Sorpresa, umano! Cavolo, che dispersione dopo un po'. Però molto diretta questa arma qua rispetto ai capitoli precedenti, però continua a non piacermi. Arma scotta. Cazzo, non ho più colpi. Oh, porca Eva. Oi. Via. Merda. Allora. Vitai. Ah, munizioni cinetiche. Proprio adesso che ho abbandonato il fucile d'assalto, porca Eva. Vabbè. Perché sono munizioni al plasma, immaginavo. Dai, manca un altro pezzetto. Non sei uno che perde tempo, eh? No. Lo ricorderò. Andiamo. Ma mi sembrava più potente la pistola al plasma una volta, eh? Porca vacca. Spara a carezza adesso, mi pare. Ah, il Grunt con lo scudo mobile. Bastardi. Aglio. Bene. Abbiamo sta cagatina qua, purtroppo. Oh cazzo! Beh! Buoni! Hai raccolto un log audio degli esiliati. Tutti i log audio contengono un file audio riproducibile nel database. Ok. Beh. I muli Grunt. Bah. Vabbè. Se lo dicono loro. Oh, no. Che c'è? Questo ascensore dovrebbe essere attivo. Dobbiamo trovare un modo per riattivarlo.
Un brutto cecchino. Che stranezza. Allora, intanto cos'è sta roba qua? Shhh. Ma è un Lancer, cazzo! Da Gears of War? No, non è vero, è un lanciarazzi. Vabbè, ci assomigliava. E questo. Ah, un seme energetico. Un seme energetico. Cerchiamolo. Che sia qua sopra. Se vuoi arrivare in superficie, dobbiamo davvero riattivare questo ascensore gravitazionale. Questo oggetto è parte integrante della forza vitale dell'anello. Si chiama seme energetico. Ok. Boom. Via. Chief, fermo. Quello è uno Spartan. Sembrerebbe di sì. Che è successo qua? Equipaggiamento sbloccato. Potenziamento corazza Mjolnir. Equipaggiava uno scudo potenziato. Vediamo cosa riesco a scoprire su di lei. Accedi. Questa è la Spartan Bonita Stone, specialista in ricognizione. I suoi parametri vitali sono offline da quasi un mese. È stata uccisa da una lama energetica, ma diversa, più forte. Un solo fendente non l'ha visto arrivare. Nucleo scudo installato. Il nucleo scudo potenziato aumenta la capacità del tuo scudo energetico di assorbire fuoco a ripetizione prima di cedere. Potenzialo installando i nuclei Spartan. Ok. Dov'è che si installa? Su tab forse. Lancio attack map. Potenziamenti. Vediamo un attimo. Nucleo scudo. Fortezza. Aumenta la resistenza dello scudo del 15% rispetto agli scudi base. Ottieni più il nucleo di Spartan per potenziare questo equipaggiamento. Ah, ok, nucleo scudo. Ok, rampino voltaico. Il rampino assordisce i nemici colpiti per diversi secondi. Nucleo di Spartan 0. Ah, bene, bene, bene. Ho capito. Raggiunge la superficie. Ovviamente. Noi siamo qui, quell'ascensore ci porterà in superficie. Vai. Cazzo! Vabbè. Un po' troppo distante. Ma vaffanculo. Nel dubbio. Cattivi che sono sti qua, eh? Non ha funzionato. Nel dubbio. L'ascensore qua giù. Cerco un terminale di controllo. Mm.
chiama ascensore, vai. Questo ascensore attinge energia bello. Dall'anello. Beh, prima. Ora bello, manca bello, il bello. Seme. Ora manca il seme. Andiamo a cercare il seme. Che deve essere là sotto. Davvero molto bello. Però dal punto di vista trama è ancora presto, eh. È ancora presto, direi. Cosa sono questi? Contenitori genetici, dispositivi di stoccaggio. Silex. Come fai a saperlo? Ero in quella stanza in mezzo a loro per 6 mesi. Diciamo solo che parlano un sacco. Qui è il medico militare Lucas Browning. Se trovate questo messaggio, sappiate che mi hanno costretto ad aiutarli in questa assurda impresa. L'hanno recuperato da quel che c'era sotto. Quando l'hanno aperto, era diverso. Non ho mai visto nulla di simile. Dovete credermi, non è stata colpa mia. Così, torniamo all'ascensore. Ah, non esplode questa, per fortuna. E se la lancio di sotto, che succede? Che rispawna? Sarebbe da provare, però vabbè, lasciamo stare, va. Che ne ho voglia di pezze. Attiva quel supporto. Porca Eva. Non è dei precursori. Si identifica come esiliato. Sai usarlo? Anche dormendo. Non che io dorma. Oh, non c'è bisogno. Sta già scendendo, guarda. Sì, con qualcuno sopra però. Arriva. Ma se fossero alleati? Non credo. Non lo so. E vai di granate. Un boss al Dark Souls? No, sto scherzando. Gli ordini sono di condurti davanti a lui. Ma non ricordo che abbia specificato in quanti pezzi. Ah, ma che simpaticone questo samurai. Ho finito con te, vecchio. Boom. Cazzo. Aio. Sei arrivato tardi, Sparta. Questo anno che ti infantili. Non sei un guerriero. Merda. Maledetto. Ma dove cazzo mi sono intrigato? Ok, perfetto. Belli sti boss comunque. Ah, ma c'era un super. Avevi ragione. Non era amichevole. Aveva l'aspetto di un comandante di qualche tipo. Lo chiamavano Cremonius. È quasi divertente. Vedo che erano molto sincronizzati i dialoghi. Va bene, dai. Qua possiamo raccogliere munizioni. Ma munizioni tipo cinetiche? Non mi sembra. Per cui andiamo su. Vai. In arrivo. Ripeto, numerose navi degli esiliati convergono sulla tua posizione. E te che cercano? Sierra 117, ricevuto. Stavo cercando di contattarti. Sei sparito. Pensavo di essere solo. Ok, ho la tua posizione. Arrivo, preparati.
Quel che un tempo era perduto, conquista una base operativa avanzata eliminando tutti i nemici nell'area e hackerando la console di rete. Applausi scroscianti, va bene. Cosa abbiamo qua? Sembrerebbe tipo una base. Un altro Silix. Ma questo è aperto. Cosa pensi ci fosse dentro? Un altro problema. Nucleo Spartan. Allora, hai ottenuto un nucleo Spartan. Questi preziosi componenti Mjolnir vengono utilizzati per potenziare l'equipaggiamento. Accedi ai potenziamenti nei menu campagne per installare i nuclei. Lo so. Fidati. Vediamo. Potenziamenti. Nucleo scudo. Ok, aumenta il 15% rispetto agli scudi base, va bene. Il rampino stordisce i nemici colpiti, no. Aumentiamo lo scudo, che è perfetto. Poi qua, ancora altro 15%, ok, va bene. Bene, bene, bene. Cos'è? Ah, raccogli il fucile d'assalto MA40. A posto. Andiamo avanti. Incontrati con il pilota. Pistola voltaica. Devo capire. Cazzo, che arma cazzuta. Cavolo, che arma cazzuta, va bene. Dei siluri spara. Era quella del ceffo di prima, immagino. Terminale, laggiù. Arma. Dammi un secondo, dovrei prendere il controllo da qui. Tremonius è caduto. Una vittima della potenza di Master Chief. Ma non ingannatevi, non era certo il migliore degli esiliati. Nemmeno lontanamente. Noi due non ci siamo mai presentati fino ad ora. Io naturalmente già ti conosco, Spartan. La tua leggenda, il terrore che susciti è davvero ammirevole. La speranza che instilli nel cuore della tua gente. Mal riposta. Voglio che conosca il mio nome anche tu. Che conosca la mia leggenda. Altrimenti come faresti a implorare pietà? Io sono Esharu, capoguerra degli Esiliati. Questo è il mio mondo adesso. E tu non ci rimarrai ancora. Oh, qua comincia la parte open world, ragazzi, eh? Già, già, già. Questo è il vero gioco. Mamma mia, che bello! Che bello! Guarda questo posto. È così pieno di altri mostri che vogliono ucciderci. Cos'è che è questo fucile comando? Che figata! Una zona per l'atterraggio. In arrivo. Spettacolare, spettacolare. Ah, questo qua in pratica è il vecchio fucile da battaglia, diciamo. Che in Halo 2 rompeva i culi. Aglio. Bello, bello, bello. Quest'arma qua è la mia preferita. Diventerà la mia preferita. Bello, bello, cavolo, bello. Aio! Un colpo caricato, bastardo infame. Anche il pompa, cazzo. Effettivamente l'ho usato poco. Ehi, vabbè.
Oh porca. Ah, l'ho detto infame, eh. E quello è andato. Esplodono quelli? Oh, che figata. Spari da là in fondo. Bene. Ma cazzo, quanti nemici ci sono qua in giro? Primo e secondo, la struttura dei livelli, che figata. Sopra, sotto, destra, sinistra. Interessante, interessante. Peccato che non abbia più armi belle. Frago, non lo so, non lo so. Non lo so, cosa vuoi che ti dica, boh. Triste come cosa. Cosa vuoi che ti dica? È triste, è triste. Oi là. Vabbè. Meglio pochi ma buoni. No, boh, non lo so. Purtroppo la mia arma l'ho persa. No, non è che l'ho persa, l'ho droppata perché era senza munizioni. Boom! Porca vacca, che botto. Ma che cazzo? Aiuto! Bam! Bastardo! Perfetto. Liberata la zona d'atterraggio. Quello era l'ultimo. È sicuro? E chi lo sa? Non rispondere. Se riesci a trovarmi un accesso, credo di poter garantire che questa base sarà sicura per l'atterraggio del tuo amico. Porta l'arma al terminale. L'arma? Vabbè, sì. Anche a me piace molto. Sì, sì, molto bello. Gli esiliati utilizzano una versione modificata del protocollo di battaglia Covenant, facile da bucare. E fatto! Ho rimosso questa posizione dal loro sistema. Siamo al sicuro qui. Zona sicura. Poverino, è un uomo molto provato. Per quanto mi faccia piacere, ti prego, dimmi che possiamo andare. Hai trovato l'arma che cercavi? Possiamo andare. Salve. Oh, ma che... Cortana, ma lei... è tutta colpa sua. Non è Cortana. Non è Cortana. Diglielo. Ma è riservato. Ora non più.
La dottoressa Halsey mi ha creata per imitare queste misure di sicurezza, intrappolare Cortana ed eliminarla. Ho avuto successo? Cortana non è una minaccia. E ora con lei fermeremo gli esiliati. Certo che sì. Sono con te. Fino a un'ora fa non sapevo cosa fosse un esiliato e persino io capisco che non abbiamo possibilità. Sì. Sì, dovresti ascoltarla. Ci farai ammazzare tutti. Questo è affascinante. Stai cercando di sopravvivere, ma io sono stata programmata per morire. Davvero? Una persona con tendenze suicide non bastava? No, sto solo pensando a cosa dovrei. Aspetta, sto ricevendo un segnale di soccorso NSC. Da dove? La sorgente è a 4 chilometri. L'origine del segnale di soccorso. Questa è la nostra posizione. Fino a 2 minuti fa, questa era una base operativa avanzata degli esiliati. Era. Invece adesso è nostra. Chief, ma di che parla? Ora, ecco le buone notizie. Ci sono altre basi avanzate UNSC cadute nelle mani degli esiliati. Beh, nelle zampe. In effetti, hanno delle zampe. Ognuna è associata a un territorio. Ecco la posizione del segnale UNSC che ho rintracciato e qui... ci sono altre 2 basi. Segnalo. Andiamo. Quindi in pratica cosa? Un sacco di obiettivi principali e un sacco di obiettivi secondari. Laggiù. Giustamente. Avamposti da ripulire, eccetera, eccetera, eccetera. Per sbloccare potenziamenti e cose simili. Molto, molto interessante come cosa. Sempre con me. Lasciami in pace, per favore. No, poverino. Ci è rimasto malissimo. Missione completata, avevo posto a Tremonius. Sono pronto, Chief. Sali a bordo, così ce ne andiamo. Allora, bene ragazzi. Punti valore ottenuti. Ottieni il valore per sbloccare lo schieramento di armi, veicoli e marina alle basi controllate. Vediamo. Base operativa. Valore 350, valore 400. Ah, ok. Quindi in pratica in ogni base operativa noi abbiamo un Mongoose... è una pistola Mark 50, dopodiché Marine, Razorback, granata frammentazione, Bulldog, mitragliere, Warthog e tante altre cose ancora. E porca Eva, lo Scorpion dov'è? Eccolo qua, 2000. Bene ragazzi, io direi che per il momento ci possiamo fermare qualcosa qui con Halo. Ricordo ovviamente ai vari... chi vedrà il video insomma in differita, che qui sopra trovate i vari social, quindi Facebook, Instagram, Twitch, Telegram, eccetera eccetera, Twitch dove è venuta questa live per l'appunto. Grazie a tutti della compagnia e buonanotte.